Sesto sbarco in due mesi, nave Etna in particolare attracca per la seconda volta con a bordo 1.353 migranti, 815 uomini, 219 donne, delle quali 10 in gravidanza e 319 minori. Dall'11 maggio scorso, data del primo sbarco, sono 5.000 i transiti di africani e subsahariani. Il carico per la città ionica comincia a diventare pesante. Il sindaco Ezio Stefano al Molo San Cataldo. Continuando così impegniamo delle energie che sono destinate ai tarantini, fermo restando che noi continueremo a fare tutto il nostro dovere, continueremo anche se dovremmo fare dei sacrifici come città, però sono sicuro che sia a livello regionale che a livello nazionale e con questa voce alta che si eleva da parte della nostra nazione, sono convinto che anche l'Europa farà il suo dovere. Scene che si ripetono e continueranno a ripetersi sempre uguali. Lo sbarco, la prima assistenza medica a feriti, minori e donne, la distribuzione dell'acqua e delle scarpe. Poi lo smistamento a bordo di autobus verso i centri di accoglienza temporanei in città e nei comuni limitrofi. Ma il fiato dei tarantini e dei pugliesi si fa sempre più corto. Unanime la richiesta di aiuto al governo nazionale e dall'Europa per affrontare un'emergenza che è diventata routine.